Buongiorno, oggi sono super riccia. Volevo fare un video haul perché ieri sono andata a ritirare il pacco di Farmacia Natura, ecco qua, un sito che io ho conosciuto aggiungendolo agli amici, diciamo, di Facebook. Quindi sai, il classico coso tipo Giada ti suggerisce di diventare amico di. Quindi ecco, sono diventata amica di, ho seguito le evoluzioni di Farmacia Natura per un po', nel senso che per un po' ho visto che arrivavano prodotti nuovi, questo cambiava, quest'altro cambiava, insomma, fra una cosa e un'altra ho continuato a seguirli e a un certo punto mi hanno proposto di scegliere alcuni prodotti. Ho avuto un buono, diciamo, io poi ci ho aggiunto una cosina per poter provare il loro servizio e per provare alcuni prodotti. Quindi prima di farvi vedere i prodotti vi dico due cose. La cosa che mi ha sorpresa di più è la velocità, nel senso che la consegna il giorno dopo, o meglio, se voi ordinate la mattina o entro il pomeriggio alle 3, poi loro alle 5 hanno il corriere che va a prendere la roba, vi sto dicendo gli orari un po' così a caso, il giorno dopo vi viene consegnata. Se ordinate dopo le 4, diciamo dopo le 5, quando il corriere ormai è già passato e non fanno in tempo a fare il pacco, parte il pacco la mattina dopo e consegnato il giorno dopo ancora. Quindi, a parte ecco il venerdì che è al weekend di mezzo, la consegna può essere il giorno dopo, massimo due giorni dopo, che è una cosa, se ci pensate, molto buona. Cioè, se vi servisse adesso qualcosa per le vacanze, non avete da aspettare una settimana, ecco, in uno o due giorni la roba vi arriva. Poi vi dico un'altra cosa, che è una piccola premessa che io vorrei fare un po' per tutti i miei haul in generale di questo tipo. A meno che i prodotti mi vengano mandati dalle aziende e scelgono loro cosa mandarmi, io cerco sempre di prendere dai siti cose di marchi nuovi che non ho mai provato e che magari sono curiosa di provare anch'io, e cose che effettivamente mi servono, perché a me piace poi al massimo fra un mesetto parlarvi delle cose prese. Cioè, che ne so, adesso sono strapiena di prodotti viso, vi sto facendo un esempio a caso. Se ordinassi dei prodotti viso da un sito, so che prima di 2-3 mesi non ve ne potrei parlare, questa cosa non mi piace tanto. Cioè, preferisco che siano più ravvicinate le recensioni rispetto a quando il pacco arriva. Ma bando le ciance, prendo il foglio con i prezzi e inizio con i prodotti. Vi spiego perché ho, nello specifico, ho scelto questi prodotti qua. Parecchio di tutto, ma non ho più bagnoschiuma, ne ho solo più uno nella doccia, che è un palmolivone gigante alla mandorla, buono. Ne ho voluto però prendere uno estivo, tutti gli altri li ho finiti, quindi ho scelto questo di Alchemilla. Io di questa marca ho sempre sentito parlare molto bene, ma non ho mai provato assolutamente niente, e ho preso il bagno doccia rinfrescante con estratti di menta. Quando l'avevo ordinato non avevo visto che erano estratti di menta, avevo solo visto rinfrescante. Poi quando ho letto estratti di menta sono stata contenta, perché secondo me è perfetto per l'estate, profuma molto di menta, rinfresca un po' tutte le zone, diciamo, quando vi fate la doccia. Non è un effetto drammatico, cioè non vi sembra di farvi la doccia col chilli, non so se avete presente quando fate il bidet con il chilli cosa succede, ecco, non succede una cosa del genere. C'è effettivamente l'effetto rinfrescante, ma non è così. È molto piacevole, fa una bellissima schiuma. Alchemilla, tra l'altro, è un eco bio cosmetico, quindi ecco, anche a livello di formulazione deve essere molto buono. Adesso io avvicino e vi faccio vedere l'inci, così voi mettete fermo immagine e ve lo studiate. Niente, l'ho provato per l'appunto ieri sera, non sarà un haul effettivo perché in realtà ho già provato tutto quanto. Mi piace molto, vi dico i prezzi alla fine, ma così andiamo dritti. Poi è trattamento rapido per capelli al mango di Sante Cosmetic, Nature Cosmetic, eccolo qui. Nel sito lo vedete con il vecchio packaging, lo hanno cambiato. Io pensavo che fosse un trattamento leave-in, non avevo letto bene, invece che cos'è? Se andate a leggere poi bene le istruzioni, capite che è un balsamo normale che potete utilizzare lasciandolo in posa pochi minuti, ma è una maschera nel momento in cui invece su capelli bagnati lo tenete in posa anche un'ora, un'ora e mezza. Ho letto alcune ragazze su internet, mi sono informata, quindi ecco, se un giorno siete a casa, dovete fare le pulizie o stirare, vi mettete su questo. Ora, è vero che è molto presto per poter scrivere un'opinione, però guardate come sono belli i capelli oggi, me li ha districati, ci sono molto morbidi,
Mentre lo utilizzavo ieri non ero convinta perché mi sembrava troppo leggero, perché mi sembrava proprio che il capello avesse assorbito immediatamente il balsamo, non lo sentivo poi al tatto. L'ho lasciato in posa pochi minuti, guardate però effettivamente come sono belli, cioè il capello è leggero, se passo la mano lo sento pulito, ci ho dato anche una bella sciampata, quindi non so se sia merito dello shampoo, del balsamo, della combinazione, comunque i capelli sono belli, questo è il prodotto, ve lo faccio rivedere di nuovo, vi saprò dire ovviamente poi fra un pochino. Poi ho un sacco di creme corpo, questo lo devo ammettere, però questo mi piaceva perché trovo che il Monoi sia proprio un profumo estivo. Per la prima parte, oddio, lo stanno dire. Scusate, per la prima parte della mia vacanza, quella in Grecia, porterò il Solari Cosmetic perché voglio portare la combinazione di solare protezione alta dopo sole, quindi portarli tutti della stessa linea. Però avrò poi una seconda parte di vacanza e poi, visto che luglio ha fatto schifo, probabilmente settembre sarà un po' più bello, quindi questo lo tengo come dopo sole di settembre. Che poi può essere utilizzato, mi ha scritto una ragazza ieri quando ho messo la foto su Facebook dei prodotti ricevuti che lei lo usa normalmente come crema corpo, ecco, quindi non è che il dopo sole poi a fine agosto lo dobbiamo buttare. Comunque, questo latte dopo sole al Monoi Tiare con aloe iperico e crusca di riso d'azione idratante e lenitiva, l'ho provato ieri sera, è molto buono, si assorbe molto in fretta, ha un buon profumo. A livello di dopo sole non lo so perché non ne sto prendendo praticamente, ma anche qua vi saprò dire qualcosa a fine estate. Ultime due cose, ho voluto prendere due prodotti di neve Cosmetic. Io non prendo roba di neve da 2-3 anni, credo, non ho mai più acquistato niente perché avevo fatto una scorta di ombretti senza senso che ovviamente poi in mezzo a tutti gli altri non sto utilizzando. Comunque ho voluto provare un pastello labbra che ovviamente già sto indossando, ed è questo, ed è sfilata, è molto bello come colore. Vi dirò la verità, da profana io ero convinta fossero più proprio matite labbra da mettere sotto il rossetto, invece questo ha una consistenza così morbida che effettivamente è un rossetto lui. Verificherò la tenuta perché io in realtà ho una matita labbra rossa, ne ho una fucsia, ne ho una carne, ma ne volevo una sul... no, ne ho una rosa chiara, ne volevo una un po' più scura per quando metto i rossetti più impegnativi, che mettendoli sempre senza matita poi mi sbavano e si rovinano. Quindi pensavo che questo potesse fare al caso mio, invece no, perché ha una consistenza così morbida che sostituisce il rossetto, però il colore è molto bello, mi piace. E l'altra cosa che ho preso questo ombrettino peyote che mi ispirava tantissimo di quella collezione messicana Quetzalcoatl. E ve lo faccio vedere, probabilmente peyote, eccolo qua, io l'ho messo proprio così pari pari, spiattellato sulla palpebra. Secondo me peyote dà il meglio se applicato su altri ombretti, immagino, che ne so, come parte luminosa nel momento in cui si fa ad esempio uno smoky scuro, o abbinato a un verde sempre più scuro, no, non lo so, mi è arrivato ieri, l'ho provato stamattina giusto per vedere l'effetto, che è molto carino, ma probabilmente non va messo così, ma va un po' studiato. Anzi, voi che siete brave, fatemi sapere se ce l'avete, come lo abbinate. Il pacco conteneva anche, con mio sommo piacere, tutti questi campioncini. Abbiamo shampoo, crema viso idratante, balsamo, tutto questo di, chi sei tu, la saponaria, ecco qui, e poi mi è arrivato un SPF crema solare Alchemilla, un body cream Alchemilla e una crema viso Alchemilla, eccoli qua. Devo, partendo in aereo, sono sicura che le creme solari me le porto full size e anche la crema corpo, il doposole. Sono ancora incerta su shampoo e balsamo, non so se portarmi centinaia di campioncini o il full size, ci devo un attimo pensare. Basta, questo è il mio haul di Farmacia Natura. Se avete spesucce impellenti, quindi volete una rapida consegna, andate a vedere sul sito, tra l'altro adesso ci sono i Mineral Days, anche loro fanno gli sconti su neve, da 39 euro la spedizione è gratuita e ci sono sempre tanti scontini sulle marche che trattano, quindi io non voglio fare pubblicità, però voglio fare pubblicità, no? Così facciamo conoscere un po' tutti questi siti. Niente, vi saluto. Buon weekend a tutti o buona settimana a seconda di quando pubblicherò il video. Fatemi sapere come abbinare il peyote e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!